Postei è il buono pasto che ti mancava. Puoi pagare colazioni, pranzi, cene, pure nei weekend e anche offrire la cena alla persona che ti piace. Ottimo. Allora, perché ieri sera con Satispay ho pagato io? Ah, ho lasciato il telefono a casa. Una disattenzione. Scarica Satispay e iscriviti con il codice Non hanno un amico, tutto attaccato, e ottieni 5 euro di bonus. Sono Luca Bizzarri e questo è Non hanno un amico, un podcast di Cora Media promosso da Satispay. Ieri era il 21 dicembre, che è il mio giorno preferito dell'anno perché da oggi le giornate ricominciano ad allungarsi e a me prende una specie di buon umore che finirà il 21 giugno, inizio sì dell'estate ma anche inizio del trend opposto. Adesso arriva Natale, per me e per molti altri si tratta solo di trattenere il respiro e aspettare che passi, con la consapevolezza di un anno ancora, di un tempo che accelera e con la consapevolezza che delle due nipoti che ho, una non crede più a Babbo Natale e l'altra fa finta di crederci, mentre io, il vecchio zio, vorrei crederci per chiedergli un regalo speciale, per chiedergli di portarmi l'attesa di quei Natali lì, quelli in cui l'attesa appunto c'era. Io a Babbo Natale non ci ho mai creduto, perché in casa mia si faceva una specie di gioco che era così: i miei nascondevano i regali dentro casa e noi dovevamo trovarli. Ora, preparate i fazzoletti perché arriva il momento, eravamo tanto poveri. Intanto la ricerca dei regali era semplificata dal fatto che la casa era a 40 metri quadrati e ci vivevamo in quattro, quindi di posti dove nascondere le cose non ce n'erano. In più mia madre aveva l'abitudine di trasformare in pacchi regalo anche oggetti tipo calze, mutande, comprate al supermercato o al mercato, quello in strada. Per cui tu vedevi il pacchettino pensando all'orologio al quarzo e invece ti ritrovavi le calze in cotone bianche. Quindi era forse meglio si sapesse che i regali venivano da papà e mamma, se no avremmo pensato che Babbo Natale fosse uno stronzo matricolato che illudeva dei bambini con delle mutande infiocchettate. La teoria che esce fuori da questa storia, amara, è che Babbo Natale probabilmente sia anche lui una cosa da bambini ricchi. Quelli poveri non se lo possono permettere. Ma se non ho potuto crederci allora, mi farebbe piacere crederci adesso, a Babbo Natale. E vorrei soltanto un regalo grosso, ed è un regalo che sta a metà tra l'utopia e il desiderio di Miss Italia. Vorrei la fine dei sorrisi. Di tutti i sorrisi, anzi, non proprio di tutti. Vorrei però la fine dei sorrisi e il ritorno delle risate. Di quelle un po' sguaiate, di quelle senza motivo. Perché la deriva dell'umanità, e quando parlo dell'umanità, parlo di me, è che sorridiamo sempre di più e ridiamo sempre di meno. E i sorrisi sono spesso la reazione a delle meschinerie nostre o altrui. Sorridiamo della sconfitta dell'avversario, della caduta del personaggio. Sorridiamo della risposta sbagliata, dell'ignoranza altrui. Sorridiamo di chi non la pensa come noi, di quello che becchiamo con le mani nella marmellata. Il sorriso porta sempre con sé anche un giudizio un po' sprezzante, un piedistallo dal quale guardare gli altri. E quel che succede e che mi manca è la risata. È la risata un po' stupida, quella sguaiata, quella che non riesci a smettere, quella che ti vergogni di aver riso dopo, la risata senza giudizio, senza voto. Sospendiamo i voti, è Natale, per un po', non quelli a scuola, dico i nostri voti, diamo voti a tutti in questi giorni, e sui giornali si danno i voti al presidente del consiglio, al comico di Zelig. Fammi sto favore, Babbo Natale, nel tuo sacco mettici una marea di filmati stronzi, di Frankenstein Junior, di aerei più pazzi del mondo, di barzellette sconce, di scoregge rumorose, lasciaci ridere per un po' di ste cazzate. Ecco, la mia confessione di Natale è questa. Io non ho più voglia di sorridere, ho voglia di ridere. E ormai che ci siamo, vi dico anche cosa ultimamente mi fa ridere, anzi mi fa sganasciare dal ridere. Lo confesso. È una chat di WhatsApp alla quale mi hanno aggiunto, una chat di ragazzi liguri, credo. Non ne conosco nessuno. Si chiama Farting Hard e io non conosco nessuno dei partecipanti perché in quella chat nessuno parla e nessuno scrive. È proprio una regola della chat. Ci sono solo dei vocali, ma in questi vocali nessuno parla. Non si sentono voci, semplicemente scorreggiano. Si registrano le scoregge, questi disadattati, e se le mandano in chat. Ce ne sono alcune che durano quasi un minuto e arrivato a 30 secondi
Io ho letteralmente le lacrime agli occhi dal ridere. Ecco, Babbo Natale, se ci sei, mandami una tonnellata di quelle lacrime lì. Buon Natale. Non hanno un amico. Torna il 27 di dicembre. Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a nonhannounamico@gmail.com o nonhannounamico@coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Satispay. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo.